ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su The Sims 4 nella famiglia Bianchi. Sono stati svegliati perché il nostro bambino Nicola, vi avevo anche detto, mi sembra, in un vlog, che avevo fatto nascere un bambino. In teoria lei doveva essere di nuovo incinta, si mangia per due, esatto, quindi secondo trimestre. Non ha ancora la pancia, però volevo far nascere il bambino con voi. Quindi Nicola sta rompendo le scatoline. Calma, non cambia pannolino, qualsiasi cosa è allatta. Tu invece qualcosa, direi allora. Domani devi andare al lavoro? No, e l'hai anche completato, cioè. Quindi domani dovete tutto quanto, quindi allora intanto magari ti fai una doccia veloce, giusto così a caso. E poi puoi anche tornare a dormire, cosa? A mirare il nuovo avere. Ah, poi ho fatto così, vedete ragazzi, ho cambiato anche un pochino tutto quanto, vedete anche qui una stanza nuova, parabumere. Ok, giusto perché lei, esplora i servizi segreti, appunto, dobbiamo andare qui praticamente, internet, esplora il database dei servizi segreti, appunto per questo esplora il database, significa bello e divertente, essere un agente segreto. Quindi comunque ecco perché cosa significa esplorare i servizi segreti. Io mi pensavo chissà che cosa. Invece qua raggiunto il livello 2 di logica e ho messo questo apposta. Lui, io voglio farlo diventare un musicista. Quindi ho messo questo giusto per non farli stare tutti e due al computer. Perché per farlo mi sembra che si debba fare così. No. Forse, ecco, scrivi barzellette appunto, quindi non volevo farli stare tutti e due troppo al computer e quindi ho deciso che lui sarà un musicista. No, no, cara, ci sto impazzendo. Ho cambiato anche la cosa, ho messo un po' più bassa in modo che magari non dà fastidio a tutti. Tu devi andare al lavoro? Domani sì, devi andare al lavoro. Allora io direi ripulire tutto perché qua fa schifo. Poi da me c'è un temporale assurdo, ragazzi, ma lasciamo perdere, vediamo. Ah, qua questo è finito. Allora no, allora butta il cibo avariato e apri questo un'altra volta. Quando servi la cena fai una cosa veloce, insalata alla giardiniera. Non so neanche se sentite le cose. Beh, a questo punto non andare a dormire. Ripara intanto. E dopo, visto che non hai niente da fare, comunque puoi andare a dormire. Lei ha anche sonno e deve andare a lavoro il giorno dopo. Però visto che sono le 9 non ha molta importanza. Quindi Nicola sta dormendo. Nello scorso episodio abbiamo fatto, cioè abbiamo partecipato ad un compleanno dove una persona diventava vecchia. Scusate un attimo ragazzi, faccio in diretta giusto per vedere, perché vedete media tutto quanto, modalità di gioco li metto di nuovo normale perché io gioco da sola appunto con altri sim e metto lunga in modo che non invecchiano i sim appunto, però visto che voglio fare tutto reale appunto non voglio mettere troppo a lungo la vita dei sim. Avete visto che siamo arrivati a 3339 simoleon. Allora ragazzi, se posso dirvi la verità, ho fatto, cioè non un trucco, praticamente ho aggiunto, mi sembra, 2000 simoleon soltanto, dopo l'ho ritolti, perché? Ho aggiunto 1000 simoleon soltanto perché avete visto che ne abbiamo 24 circa simoleon, qua ho tolto tutto per riprendere un po' di soldi, e anche qua l'ho messo qua perché non se ne poteva più, poi Nicola quando crescerà è un problema. Quindi proveremo un po', avremo anche due figli, voglio fare più figli ragazzi, almeno ne facciamo almeno due, in modo che si possa, insomma, tutti e due i figli andranno in due parti diverse e tutto quanto. Quindi ho scelto due figli, cioè ho preso un po' di soldi, comunque ho preso soltanto due sim, cioè 1000 simoleon, ho fatto così, bla bla bla. E poi ho fatto questa stanza che non ha neanche il tetto in realtà. Quindi direi che sia un problema.
tettolo a casa, tutto quanto ce l'ha però. Ah, non ce l'ha, fantastico, meraviglioso. Appunto, quindi non ho voluto neanche sprecare i soldi per il tetto, non mi ricordavo. Già. E per prendere i soldi praticamente bisogna fare Ctrl, Shift e C e appare questa cosa là dove potete scrivere quello che vi pare, ad esempio, soltanto che è una cosa per non cheatare, ma comunque prendere i soldini o qualsiasi altra cosa volete fare. Per prendere 1000 simoni dovete mettere Rosebud. Adesso io non premo invio perché sennò poi mi dà più soldi, mi dà 1000 simoleon in più. Invece per prendere 50.000 simoleon bisogna mettere mother, oddio, mother lode in questo modo. E appunto se cliccate poi vi dà 50.000 simoleon. E per toglierlo fate la stessa cosa, Ctrl Shift C. Ok, beh, ritorniamo in onda. Normale, bene, aspetta, questo trova dei componenti e qua ci va come una furia, tu togli perché tanto lo fa lui, tanto aspettiamo che questo va, dico, ha abbassato un po' la modalità come ci avevo fatto vedere prima perché poi mi sembrava troppo esagerato, intendo, avete visto che si bloccava molte volte, appunto perché c'era una modalità di gioco molto alta, cioè la visuale, insomma, tra virgolette, quello che era. Ok, lei ha fatto per mangiare, che cos'è? Normale, quindi dai, mangia, inizia dalla giardiniera. Ah, già sta mangiando. Ok, e dopo riponi e questo lo ripulisci. Adesso di nuovo il bambino sta dormendo. Possiamo prenderci. No, mettiti in congedo parentale. No, vabbè, non lo facciamo, dobbiamo prendere i soldi. Più soldi abbiamo, meglio è. Ok, questo è un bug, vi dico ragazzi, assurdo. Che vi rimane così anche se cliccate X, infatti, se avete visto. E è praticamente una rottura di scatole. Però va bene, tu devi andare al lavoro, scusa, alle 7. Quindi magari vai a dormire. Tu non ci devi andare, quindi sei con il bambino e dopo vai in bagno e dormi. Ah, perché lascia il cibo là, maggio. Bella, scusa, finisci di mangiare e dopo vai a dormire. Quindi cerchiamo di far nascere quest'altro bambino se è attesa al lavoro per il prossimo turno. Congedo parentale, al momento non può chiedere un altro congedo parentale, in che senso? Cioè, comunque la voce deve andare alle 7. Quindi non so che cosa voleva dire. A proposito, scusami. Allora, intanto apri, mangia di nuovo. Ah, dopo magari vai in bagno. E qua l'ho sviata prima perché a parte che non ha sonno, ma appunto deve esplorare le cosine cosose. Quindi vai, perché sennò qua non abbiamo il tempo e non possiamo fare il coso giornaliero là. L'incarico giornaliero. Ho messo anche questa finestra, mi sembrava abbastanza figo mettere la finestra davanti qui. Anche perché almeno non esce fuori un pezzo di casa a caso. E c'è soltanto questo che magari è meglio. Però qua c'è un buco, non so perché. No, non ce l'ha fatta. Ok, sta succedendo di tutto. Tu pensa anche con il biberon, con i versetti. Culla, tutto quanto. Imbarazzata perché se non ti ha visto nessuno. Qua magari ci ripulisci per favore. Fai una doccia veloce perché davvero non abbiamo più tempo. Sono già le 5, quindi è un problema, ragazzi. Esplori il database, non facciamo altre cose che magari non potrebbero interessarci al lavoro. Scusa un attimo, so che sei sporchissima, ma
Oh, dai, per favore. Per favore farlo. Spero che lo fa. Cioè, non mi interessa che va a lavoro sporca, ma almeno fa le cose. Sono sicura che ci andrà tipo appena, appunto, appena iniziato, ma magari riusciamo ad arrivare al 25%. Perché avete visto questo? Quindi c'è quasi una promozione. Aia, siamo quasi arrivati ad una promozione. Quindi possiamo farcela, appunto, siamo arrivati giusto qua. Però devo andare a lavoro. Speriamo di arrivare al 50%, dai, ce la facciamo. Anche se, ecco, ok. Vabbè, devi andare a lavoro, vai al lavoro. Ok, lei sta andando e lui che cosa vuole fare? Allora, questo l'ha completato. Lui può farsi magari una doccia veloce, può aggiornare anche, quindi visto che non ha niente da fare, il regolatore del flusso dell'acqua, va bene. In modo che, non lo so, facciamogli fare qualcosa visto che non abbiamo niente da fare. Nicola sta bene. Sì, non mi sembra stia piangendo. Ragazzi, prima ho detto Aia perché c'è la mia gattina che sotto la sedia mi fa degli scherzetti abbastanza rompiscatolini. Aia. Ok, magari in un video poi ve la faccio vedere. Ok, vediamo. Lei appunto che... Ok, aspetta. Secondo trimestre, quindi fra 16 ore diventa cacchina. Perfetto, fantastico. Aspettate qua, ragazzi. Non posso fare nulla io. Mi dispiace. Oh, manca poco al compleanno di Nicola. Ho sbagliato. Ah, è sbagliato, non vedo perché c'è questo coso che rompe. Ma che delle notifiche, ecco. A parte che le bollette le abbiamo pagate, scusatemi. E manca poco al compleanno di Nicola, quindi vediamo un po' quanto tempo manca a Nicola. Si può fare, non posso vederlo. Non posso vederlo. E no, perché no, comunque non me lo fa cliccare lui. E allora non lo so quanti giorni ci mancano. Vabbè. Ok, lui sta mangiando fuori. È tutto a posto. Va bene, ragazzi, allora io direi che è arrivato il momento di far crescere Nicola. Visto che comunque c'era scritto che fra, cioè, che era il compleanno di Nicola, quindi direi di farlo crescere. Non ci interessa della mamma, l'importante è che cresce in modo che è carinissimo, forse. Vediamo un po' se è carino. Aspettate che chiudo la porta. Ok, no, chiudo la porta che fuori c'è un casino. Vediamo. Io direi che, visto che potrebbe essere come Claudio, che mi sembra un bambino, cioè un ragazzo, cioè un signore, come cavolo volete dirlo, molto giusto, ma invece Clarissa no, quindi direi che è un bambino turbolento e il padre fa il musicista. Vabbè, basta, non riesco più a dirlo, quindi mettiamo avanti della musica. Bene, stop, stop. Vai qui, andiamo a guardarti più da vicino. Bene, perché ho fatto crescere Nicola? Perché ho visto che Clarissa è entrata nel terzo trimestre, quindi non sappiamo quando nascerà. Carino! Carino! Vediamo un po' a chi assomiglia. Allora, agli occhi assomiglia alla mamma. Però direi che beh, forse si assomiglia molto molto più alla mano. Abbiamo fatto bene a mettergli bambino turbolento, anche se possiamo cambiarlo. Sanatoria? Ah, ok. No, 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 in realtà non voglio cambiarlo perché non, cioè, comunque non voglio, perché poi è brutto fare un,
cambiare, insomma, comunque, però assomiglia alla bocca tipo un po' più Claudio. Comunque, i capelli vanno bene anche così, però vorrei cambiare. Oltretutto non c'è, esatto, perché tanto non ho scaricato nulla. Non so perché non... scusa. Ok. No, questo. Molto carino. Mi piace davvero, davvero tanto. Non riesco a capire perché non, comunque non mi trova le cose. Devo togliere il maschile. Qui c'è sia il maschile che il femminile, infatti. Posso mettergli anche la gonna, fantastica. Gli stivali, tanto devo toglierli comunque. Le sportive, ok, sì, e mettiamo nero visto che lui non c'è. Ok ragazzi, adesso vediamo Nicola. Questo primo abito ne ho fatti tre, abito quotidiano, appunto, comunque è così normale che abbiamo fatto insieme. Il secondo è così, un po' più sportivo, ecco. E questo è il terzo. Poi andiamo, il formale è questo. Mi piaceva molto l'idea del papillon. Quando l'ho visto ho tipo pensato, oh my god, che bello. Quindi l'ho voluto mettere. Sportivi, mi piace molto tipo andare a scuola con questa maglietta. Mi piacerebbe tantissimo anche a me. Abiti da notte, abiti da festa, ne ho fatti due. Questo, vabbè, è il secondo, l'avete visto, comunque fate finta che comunque sia il primo o il secondo, è uguale. Mi piace davvero molto questo maglioncino e è bello anche il pantalone, che comunque sembra molto carino. Tutti quegli schizzi di vernice sembrano. E questo invece è il primo, un po' più formale, perché la camicia e tutto quanto. Questo è il secondo abito, appunto, da bagno, e questo è il primo. Ho voluto farlo due, come se comunque nella realtà, ovviamente, andate in piscina, non è che vi vestite sempre uguali, ma comunque vi vestite sempre diversamente. Quindi ecco il nostro Nicola Bianchi, che è davvero molto carino. Ovviamente doveva uscire biondo, perché però la scelta degli occhi della mamma verde è davvero molto carina, perché si assomiglia sia alla mamma con gli occhi che con la bocca. Mi sembra più che si assomigli a Claudio. In effetti abbiamo messo che ha un barbino turbolento, intendo che comunque è, facciamo simile a Clarissa, perché comunque lei è un tipo snob, quindi magari va meno turbolento, ci sta. E però vogliamo farlo diventare come il padre, quindi musicista, soltanto che magari mettiamo lui delle barzellette. Quindi vedremo con il padre, con la carriera, che cosa diventerà il padre. Diventerà un musicista e lui invece, appunto, scrivere le barzellette e tutto quanto. Quindi lui dovrebbe fare i compiti, quindi fa i compiti a proposito. E adesso cambiamo un po' velocemente le cose qui. Allora, vendiamo tutto. Andiamo, poi mettiamo strada a pranzo. Visto che poi comunque uscirà il figlio, insomma. Ah, ecco, ho preso anche questo. Bello, mi piace. Però non mi sembra ci stia tanto bene. Posso cambiare colore. No, non ci sta bene comunque. Oddio. Così è sempre marmo e in realtà non mi piace molto. Quindi non saprei. Possiamo provare a cambiare anche un po' così, se la riesco a trovare, tipo marmo, se ci sono, che non ce l'ho. Quindi non importa, c'è questo, che è appunto sempre marmo, che però è un mobile, quello che si appende, giusto? Sì, vedete, quello che si appende, perché se no appariva questo. Aspettate, anche automaticino. Ah no, ah, un pancone. Ah, bello.
Allora sì, mettiamo questo bancone, mettiamolo, no, non mi piace, così, ok, cambio tutto. E comunque ragazzi, direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. So che avevamo detto che dovevamo mettere... dovevamo far vedere Clarissa che faceva nascere il figlio, soltanto che magari è meglio di no perché abbiamo già fatto crescere Nicola. Quindi io direi che per questo video è tutto. Lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!